drinks like there's no tomorrow, there's just right now, 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 now. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a greedy girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you get it up. Servono più i soldi di Werner, esatto. Certo, ne parlerò con lui in maniera che non nascano sgradevoli malintesi. Puoi fugare subito ogni dubbio, rendendogli i soldi. Basta fare un bonifico online e la questione, in un attimo, sarà risolta, cara. Non so come si fa. Ti do una mano io. Lasciami, non mi toccare. Ma volevo solo aiutarti. Che sta succedendo? Tuo fratello mi ha dato uno schiaffo. Sta mentendo perché ho scoperto la verità su Barbara Fonay. Si chiama Silvia. Dimmi che cosa sta succedendo o te ne farò pentire amaramente. Ascolta, tu mi conosci. Ho commesso molti errori in vita mia, ma non sono mai stato un violento e tu lo sai bene. Che c'entra adesso il tuo passato? Beh, picchiare le donne non è nel mio stile. Che cosa gli ho fatto? Perché mi deve maltrattare? Ora se ne pentirà. Sei un ingenuo, Werner. Questa donna ti ha sempre ingannato. Anche adesso sta continuando. Piantala, André. Lasciami parlare. La tua Silvia è soltanto un dolce ricordo. Barbara von Heidenberg è tornata. Esci di qui immediatamente! Io ti ho avvertito.
Non avere paura, amore. Non ti farà più del male. Seguro es venderte en cotas, armarle una muralla al corazón, dejar que te licúe la pasión, estar seguro es eso. Estar seguro es sentir lo tuyo, jamás quedarte en carne viva, donde no hay incendios, no hay heridas, no hay heridas. Se non potrai mai essere mia, perché, perché, perché continuo ad amarti così, Flor? Fare colazione. Va bene, ecco, mangiati una di queste mele che ti dà energia, dai, dobbiamo muoverci. Su, dai, mordila. Senti, mordila, io sono troppo grande per queste cose, non posso. Dobbiamo vendicare Flor. Massimo non si può sposare con la strega, dai. Va bene, dai. Vi aiuto, ma vi do solo una mano e basta. Benissimo, io vado a prendere Roberta, poi ci vediamo in corridoio e da lì all'arsenale. D'accordo. D'accordo. Ah, oh, sì, 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 è un grande piacere rivederla. Tutto bene? Mi fa molto piacere. Come sta? Che piacere vederla. Santo cielo, non ci posso credere, non ci posso credere. Che assurdità, che peccato, che peccato. Non è venuto nessuno, 3.000 inviti ho mandato. Peccato che 2.970 si perderanno questo matrimonio. Neanche secondo è venuto. No, no, non viene secondo. Però è meglio così, Marla. Una cerimonia intima, poca gente. È già ora, per favore, cominciamo quanto prima. Non fatemi perdere tempo, come l'altra volta. No, signora. Marla, perché non vai a chiamare Delfina? Perché? Ah, sì, la vado a chiamare. Ma è un peccato, guarda quanta gente dovrebbe essere seduta su queste sedie meravigliose, che si perde questa cerimonia meravigliosa. Sono così emozionata. Beh, come mai c'è una telecamera? Dove? Una telecamera? Qua! Spegnetela! Questi intrusi riescono ad entrare dovunque. Adesso lo mando via. No! Vieni, senta, lascialo, mi scusi, lascialo, poverino. È molto grosso, potrebbe picchiarti. E poi chissà che cosa diranno dopo. Tesoro mio, pensa a distruggere la serva. E che vuoi che siano 4 o 5 brufoli per una simile bellezza? Perché? Perché? Mamma, mi pizzica! No, mi stai pizzica. Bene. Dove sono? La nobiltà di Krikor Regan è sempre molto originale. Si sposa perfino con una fidanzata brufolosa. Come va? È la strega. Piacere vederla. La strega. Posa invece di avere sangue blu, dalla faccia sembra avere sangue bianco. È Delfina. È la madre che faccia da ubriacona che ho. Oh, che trucco assurdo che ha la sposa. Malala.
È l'ultimo grido della moda a Monaco, cafona! Che sogno è questo? Il mio conte è Massimo. In salute e in malattia, signore. Avanti, sorrida, sorrida, che non è un funerale. Che guardate con quell'aria di schifo, mi chiedo. Oh, com'è bello. Dove sono tutti? Greta, che è successo? Vogliamo rovinare il matrimonio, insomma, dove sono? Tranquilli, piccolini. Eserreticizione di signor Conte e voi dovete rispettarla, chiaro? Avanti, tarame palline, avanti. Lui sta risposando in giardino. Oh. Voglio vedere. Siamo qui riuniti per unire in matrimonio la signorina Delfina e il signor Massimo. No. Questo è uno degli atti più importanti. Allora non è un incubo. Non è un incubo, è la realtà. Amore. No. No. Attenzione. È finita. Signorina Delfina Saint-Jean, accetta come marito il conte Massimo Augusto Calderon de la Hoya e giura di essergli fedele tanto nella prosperità che nelle avversità? Sì, è ovvio. Certo. Amore mio. Ecco. Amore mio. Mettigli l'anello avanti. E andiamo, signor giudice, non si addormenti. Avanti, continui. Massimo Augusto vuole come moglie da qui presente Delfina Saint-Jean. Conosco la procedura, signora. Ah, la conosci? Proceda grazie. Allora. Conte Massimo Augusto Calderon de la Hoya accetta come moglie la signorina Delfina Saint-Jean e giura di esserle fedele tanto nella prosperità che nelle avversità. No, no, Massimo, no, no, devi dire di no, Massimo, che cos'è questo? Un brutto sogno, dove sono, Massimo? Per favore, di no, di no. Conte, signor Conte, vuole che le faccia di nuovo la domanda? Cos'è questo, un programma di domande e risposte? No, 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 io ho capito, lei... La situazione è diventata molto tesa, quello che sembrava essere un matrimonio reale minaccia di diventare una reale figuraccia. Una festa molto intima, non è venuto nessuno. Sì, è cattiva, è cattiva, è cattiva, Delfina è cattiva, Massimo. È cattiva, è cattiva, è cattiva con te. È cattiva. Come ha detto che non ho sentito? Ha detto che è cattiva. Chi? Chi ha detto? Ha detto di no, ha detto di no. Signor Conte, Bite, lei dire no. Per favore, Massimo, no, non faccia questo. No. Per favore. Chi? È cattiva. Per favore, signor Conte, risponda. Accetta come moglie la signorina Delfina, sì o no? No, no, no.